Bene, allora. Il motivo per cui ho voluto farti queste domande dipende da un mio recente incontro con un gruppo di figli, nipoti e anche di figli nipoti di partigiani e anche partigiani stessi, novantenni, 94enni, 95enni, che hanno fatto vedere alcuni filmati di quella che è stata la loro esperienza, no? Però mi interessava sentire un attimino la tua storia per cercare di capire perché in Italia, dopo quello che è successo, ancora ci sono delle opinioni così contrastanti, no? Penso che dipendano un pochettino dall'esperienza che è stata fatta, l'esperienza che hanno avuto queste persone. È chiaro che se una famiglia ha avuto io penso che sia chiaro che se una famiglia ha avuto un parente, un nonno, un papà che è stato infoibato, non può che essere anticomunista. Se invece ha avuto un parente o è stata direttamente perseguitata dai fascisti, non può che essere antifascista, giusto? Ma io non sono del tutto d'accordo con questa è una semplificazione. Sì, una semplificazione eccessiva. Dipende dalle storie dei singoli e anche dal livello culturale delle persone, perché persone che hanno avuto i genitori perseguitati che sono dai comunisti, poi sono diventate comuniste, per dire. Cioè dipende dalla storia personale, quindi fare delle proprio dei principi quasi deterministici di quello che uno farà nella propria vita in base alla propria storia è, secondo me, abbastanza pericoloso. È arbitrario. Va bene, dai, cominciamo da Fiume. Tu sei nato a Fiume, no? Sì, certo. Io sono nato a Fiume nel 1934, in pieno periodo fascista, e i miei genitori allora si usavano i nomi cosiddetti Littori, no? E quindi erano incerti se chiamarmi Claudio o Tullio, quindi nomi, diciamo, classicamente romani, no? Alla fine hanno optato fortunatamente per Claudio, che tutto sommato va ancora oggi. Poi, quando io avevo un pochino meno di 4 anni, mio padre ha vinto un concorso per ispettore delle poste. Lui era un normale impiegato delle poste, ha vinto un concorso abbastanza selettivo e difficile, nazionale, e è stato mandato come prima sede a Perugia. Quindi c'è stato, diciamo, il trasferimento della piccola famiglia immediato da Fiume a Perugia. Ora, io ho ben pochi ricordi di quello che avvenne in quel periodo. Ho solo un ricordo che forse non ha molto a che fare con la storia che tu vuoi chiedermi, ma che mi piace raccontare, ed è che il giorno prima di partire mio padre mi portò in campagna con i fucili a tappi, simulando, perché lui si divertiva molto a simulare per farmi divertire, che andavamo a caccia di uccelli, e quindi questo è l'unico ricordo che ho. Cos'è il fucile a tappi? Il fucile che fucilini dei bambini che hanno un tappo che viene sparato, ma che è legato al fucile, per cui poi si recupera. E quanto era lungo il filo? Ah, non lo so, un fucilino da bambino. Ma il filo? Quanto il filo, lungo? Ma non lo so, mezzo metro. Ah, quindi quello più comune. In breve, insomma, proprio era, diciamo, un giocattolo di allora, insomma. E noi tutti i bambini a quell'epoca, bene o male, eravamo molto attratti dalle armi. E quindi
il trasloco a Perugia e l'inserimento, direi abbastanza agevole, della famiglia in un ambiente sociale, culturale estremamente diverso, no? Ma a parte i problemi di inserimento, quello che io ricordo con estremo interesse e che mi fu detto in seguito da mio padre, non posso ricordarmelo per allora, è il fatto che mio padre mi disse che quando ebbe la notizia del trasferimento non ebbe i soliti problemi che ha uno quando deve lasciare la terra dove lui e i suoi avi sono vissuti. Nati e vissuti. Addirittura era contento perché sentiva che siamo al 1938, quindi un'epoca già calda, e lui sentiva che l'atmosfera stava cambiando, che era pericoloso vivere in una città di confine. Quindi in qualche modo questo facilitò la sua accettazione di un mondo, diciamo, culturale estremamente diverso come quello, diciamo, del centro Italia, dove rapidamente, diciamo, ci siamo inseriti. Non siete più tornati a Fiume dopo Perugia? Siamo tornati l'anno dopo, in vacanza al mare, e fu l'ultima volta. E tu non ti ricordi quella volta lì? Ma io mi ricordo che eravamo a... 5 anni. Sì, eravamo a ospiti di mia zia, che viveva nel centro di Fiume, e prendevamo il vaporetto tutte le mattine per andare ad Abbazia, l'attuale Ipatia. Facevamo la giornata lì al mare e partivamo presto. Siccome mia zia lavorava in questo bagno, diciamo, quindi conosceva tutti, era riuscita a organizzare che ci arrivasse il pranzo da casa direttamente, già pronto, in quelle grandi gamelle che si usavano una volta di vetro, dove si teneva, diciamo, in caldo il cibo. Quindi mangiavamo, pranzavamo, diciamo, in spiaggia. E l'altro ricordo che ho è il primo pesce che io ho pescato, e forse anche l'ultimo. Praticamente mio padre era un accanito pescatore, eravamo nel molo, lui stava pescando con la lenza da ore e non prendeva niente, a me aveva dato una piccola lenza tanto per tenermi impegnato, e a un certo punto ho preso un pesciolino, gridato come pazzo, che felicità, eccetera eccetera. Credo che non abbia mai più pescato nulla. Poi siamo tornati, era praticamente ormai il 39, quindi ormai la guerra non era ancora cominciata, ma poco ci mancava, insomma, perché la guerra, se non mi sbaglio, è cominciata in Europa nel settembre, quindi noi saremmo andati lì probabilmente in luglio, quindi l'atmosfera si sapeva già che era molto brutta. Quindi ma al mare c'era gente, c'erano bagnanti normalmente? Sì, beh, sai, Abbazia era un posto di vacanze molto, diciamo, per persone abbastanza su di soldi, insomma, perché era pieno di austriaci che venivano da sempre, insomma, avevano le ville lì, eccetera, insomma. Io sono tornato nel 2007, l'unica volta che sono tornato con mia figlia Elena, e abbiamo trovato Abbazia ancora con le vecchie ville di una volta, con i giardini di una volta. Veramente l'unica cosa che
Quindi stai parlando di Abbazia. Di Abbazia, che l'ho trovata molto bella, molto ben tenuta, proprio come era probabilmente già all'inizio del Novecento, mentre una grande delusione per me è stata Fiume, perché è una città trascurata, in cui i bei palazzi che c'erano in centro non sono stati restaurati, e oltretutto hanno costruito dei palazzoni immensi di tipo staliniano in collina. Quindi diciamo, ho apprezzato molto Abbazia, ma Fiume proprio no. Ho capito. È arrivata Perugia, quindi? Arrivati a Perugia? Arrivati a Perugia, mio padre ha detto tante volte che dovevamo inserirci nel nuovo ambiente, cercare di essere, diciamo, sempre italiani. Lui ci teneva molto all'italianità, italiani però dell'Italia centrale in qualche modo, cioè proprio, infatti io rapidamente ho perso l'accento che... 4 anni. Mi faceva sembrare un po' uno straniero agli altri bambini, e pur non avendo mai imparato il dialetto, che tra l'altro a Perugia parlavano solamente i contadini, ho acquistato completamente l'accento tipico dei perugini, che oggi riesco a riconoscere da un chilometro lontano ancora oggi. Per quanto riguarda l'atteggiamento, diciamo, di mio padre nei riguardi del fascismo, penso che questo possa essere interessante. Certo. Diciamo che è forse la storia di tantissimi italiani che all'inizio degli anni 30 erano rimasti affascinati da un regime che aveva migliorato le condizioni di vita delle persone, e quindi riteneva diciamo un fatto positivo. D'altra parte, il fatto che mancasse la libertà di espressione probabilmente per lui non era molto importante, perché in fondo lui era vissuto sempre in ambienti dove sì, c'era sicuramente più, nell'impero austro-ungarico c'era certamente più libertà di espressione, ma insomma era molto giovane, quindi poi lui ha vissuto l'impresa di Fiume di D'Annunzio, quindi in qualche modo era abbastanza diciamo sensibile a quello che erano, diciamo, così gli ideali di italianità propugnati anche dal fascismo. Ha dovuto prendere la tessera del partito fascista, perché sennò avrebbe perso il posto di lavoro. Sì, il posto di lavoro, no? Solo quando era obbligatorio. Quindi lui per sua scelta personale non si è mai iscritto a nessun partito, se non quella volta in cui è stato costretto. Quindi potremmo definirlo un fascista tiepido. Però era contrarissimo all'entrata in guerra dell'Italia, e ricordo benissimo che per lui è stata veramente una grande delusione. E quindi via via che le cose andavano avanti durante la guerra, si è sempre più staccato, diciamo, dalle idee che aveva prima riguardo il fascismo, forse comprendendo solo allora, come avevano fatto tanti italiani, i guai in cui ci aveva messo il fascismo. Insomma.
interessava sapere cosa ti ricordi tu della, di quello che ti ha raccontato tuo papà dell'impresa di Dernunzi a Fiume. Ma guarda, non è tanto semplice per me distinguere tra quello che mi ha raccontato mio padre e quello che io poi ho letto, perché ho letto molti libri sull'argomento, quindi cercherò di ricordare quello che lui mi ha raccontato. Lui... In che anni siamo? Siamo praticamente 20-21, adesso non ricordo bene. Mio padre era, aveva 18 anni, insomma, ed era rimasto affascinato dalla personalità di D'Annunzio e seguiva in piazza tutti i suoi discorsi infiammati contro il regime italiano che voleva che lui cedesse Fiume, che aveva, diciamo, conquistato. E l'episodio forse più straordinario che lui mi ha raccontato e che io però non ho mai più trovato da nessuna parte è che a un certo punto c'è stato un episodio in cui qualcuno ha sparato contro la folla in cui c'era anche lui. Lui, il papà o il D'Annunzio? Mio papà, mentre D'Annunzio parlava. Io non so quanto sia veritiero questo episodio perché diciamo, non ho trovato mai nessun riscontro su questo. Comunque lo racconto perché questo è stato il suo racconto. Mi ha detto che potevo rimanerci secco tra la folla perché ero tra l'altro in prima fila. Insomma. A lui piaceva molto il linguaggio di D'Annunzio, un linguaggio molto, lo chiamavano immaginifico, e aveva letto i romanzi di D'Annunzio, mi diceva che quando gli arrivò in mano il romanzo forse più famoso, Il piacere, di D'Annunzio, passò una notte intera a leggerlo. Quindi diciamo, indubbiamente era stata per lui qualcosa che aveva fortemente rafforzato in lui il senso di italianità, che tra l'altro era molto forte in una isola italiana come era Fiume, come è sempre stata Fiume, in mezzo a diciamo un resto dal punto di vista linguistico che la circondava, che era sostanzialmente slavo. Mio padre ha sposato una slava, una slovena. Era italiana, no? Che dunque sì, allora era diventata italiana, chiaramente, e che non ha mai parlato benissimo l'italiano. Sì, ma quando lei è nata era in Slovenia? O era, faceva parte dell'impero austro-ungarico, mia madre è nata nel 9, quindi nel 18, quando sono arrivati i nemici italiani, lei era ancora una bambina e... il padre, naturalmente, perché viveva lei con sei sorelle, e il padre, la madre era morta giovane, il padre si barricò in casa e disse: se entrano in casa gli italiani per portarmi via le mie figlie, devono fare i conti con me, e aveva una mannaia, diciamo, vicino alla porta. E come è andata a finire? Non so. Gli italiani sono stati bravissimi. E addirittura ci furono vari matrimoni di militari italiani con donne slovene, proprio militari delle forze di occupazione. Quindi non hanno fatto, cioè sono occupati bene. Occupato la Slovenia, ma non hanno quella parte di Slovenia. Sì, perlomeno questo è quello che io ho sentito, insomma. Che ci sono state altre cose, non lo so. Io racconto quello che so. Quindi la nonna è nata nel 1909, quanti anni dopo la Slovenia è diventata italiana? Quella parte dieci anni dopo. Quindi lei aveva 10 anni. E si è sposata? Si è sposata nel 33, quindi in pieno regime fascista. E lei ha cominciato a parlare l'italiano solo quando si è trasferita a Fiume. Esattamente non lo so l'anno, ma alla morte del padre andò a vivere a Fiume con la sorella maggiore che gli fece da madre, praticamente.
perché le scuole elementari che lei ha fatto a Bistrica, che era il paese dove è nata, erano scuole diciamo di lingua slovena. Non l'austriaca? Si studiavano anche, perché c'era il bilinguismo, il trilinguismo, addirittura l'impero austro-ungarico era molto tollerante, sì. Però la regola che vigeva nell'impero austro-ungarico era che in ogni paese la lingua principale era quella più parlata. Uh-huh. Una regola illuminata che è stata ripresa solo recentemente in Europa, diciamo. Quindi da questo punto di vista veramente non si può che dire bene del regime austro-ungarico. Dell'impero. Dell'impero. Sì. Quindi mio padre, tornando a mio padre, che è diciamo la figura chiave nella mia formazione, non solo si sentiva fortemente italiano, ma studiava continuamente la lingua italiana, perfezionandosi al punto tale che quando finì l'equivalente del liceo classico nostro, si chiamava scuola cittadina, non mi ricordo bene il nome, praticamente ebbe delle votazioni così alte che gli fu offerta una borsa di studio per andare a studiare all'Università di Bologna lingua italiana, per poter poi tornare a Fiume come professore di lingua italiana, perché mancavano professori di lingua italiana formati bene, diciamo. E lui ha avuto sempre questa autoformazione, diciamo, ed è proseguita per tutta la sua vita e ce l'ha trasmessa sia a me che a mia sorella. Bene. Ora, tornando, diciamo, adesso vorrei cominciare a parlare un po' di me. Penso che a questo punto le mie esperienze, diciamo, durante la guerra sono le uniche che io posso ricordare. Che si sono svolte a Perugia. A Perugia, sì. Quando facevo la terza media era il periodo dei bombardamenti, per cui la scuola si faceva quando si poteva, no? E erano più giovani che non andavano a scuola che quelli che andavamo. E ricordo benissimo che quando facevamo l'esame, perché allora c'era l'esame di terza media, perché davano la licenza di terza media, no? Scusa, terza media, di terza elementare, sì. Prima ho detto media, sì, sì, no. No, elementari, sto parlando degli elementari, e praticamente non ho fatto tutte le prove d'esame, sono stato promosso lo stesso, perché chiaramente non si sono potute tenere tutte. Perché mi sa che una prova doveva venire, è stato un bombardamento proprio durante la prova. Sì, però meno un esame. Bombardamenti a Perugia non ce ne sono stati molti, soprattutto la città non è stata mai bombardata, ma nei dintorni però molti. Quindi, perché Perugia non era un obiettivo strategico, ma i dintorni sì, perché la Valle del Tevere chiaramente era importantissima come via di comunicazione. E quindi ricordo che feci l'esame di italiano, ma non feci l'esame di matematica. Quindi ho preso la licenza di terza elementare, nonostante che non avessi fatto tutti gli esami, ma per ragioni di forza maggiore. Poi, proprio una volta per finire la storia scolastica un po' travagliata, diciamo, quando ormai l'occupazione tedesca era finita, eravamo quasi alla fine della guerra, io dovetti prepararmi privatamente per l'esame di ammissione alla scuola media, che era difficilissimo.
che era difficilissimo, molto selettivo, non tutti lo facevano, perché c'era l'esame di licenza di quinta elementare che ti dava la licenza e che per molti era la fine. Chi invece voleva continuare poteva fare sia l'esame di quinta di licenza sia l'esame di ammissione alla scuola media, che si faceva nei locali della scuola media, quindi era, diciamo, qualcosa di gestito in modo completamente diverso. Io anche per una scelta personale, ma incoraggiato anche da mio padre, non feci l'esame di quinta, feci solo l'esame di ammissione. Ah, si doveva fare? Sì, sì. Cioè, era una scelta di dover andare avanti nella scuola, in poche parole. No, non hai fatto l'esame di quinta? No, quindi io non ho la licenza di quinta. Hai fatto solo l'esame di ammissione? Di ammissione alla media, cioè sì. Che comprendeva anche l'esame di quinta, una volta sì, che hai superato la terza, l'ammissione alla terza, hai superato anche la quinta. Certo, però, diciamo, fu una scelta quasi, come dire, quando tu butti via la chiave nel fiume, non poteva tornare indietro. Sì. E quindi, diciamo, la media la feci praticamente nell'immediato dopoguerra. E direi fu una scuola abbastanza buona, nonostante la precarietà della situazione, diciamo, economica. Il periodo peggiore qual è stato? I ricordi più brutti, dovuti alla guerra? Il periodo peggiore non è stato quello dei bombardamenti, come è successo a tantissimi, perché praticamente, come dicevo prima, gli aerei magari sorvolavano Perugia, ma non la bombardavano. Vedevamo le bombe che però andavano verso i paesi vicini, dove c'era il Tevere, i ponti sul Tevere, cose di questo tipo. E quindi addirittura io e mio padre salivamo in cima al tetto della casa dove c'era una torretta a vedere i bombardamenti che avvenivano sulla valle del Tevere. E quindi paura non ne avevo praticamente, invece ho preso una paura terribile nel momento del passaggio del fronte, perché ci fu una ritirata strategica dei tedeschi che, una volta abbandonata Roma, lasciarono solo delle retroguardie per scappare più o meno verso Firenze, se ricordo bene. E quindi noi ci trovammo da un giorno all'altro con il passaggio di un fronte senza combattimenti. Io ricordo solo di aver visto in periferia di Perugia un anno dopo un carro armato distrutto, non ho visto altre cose. Quindi, tedesco? Tedesco, sì, perché praticamente si scapparono e noi c'eravamo rifugiati in campagna, in una parte, diciamo, Perugia è su delle colline alte, poi digrada verso una zona molto più bassa per poi risalire verso le montagne, che incombono sulla città, montagne sono, alte colline. Andammo proprio in fondo perché era una zona che ritenevamo tranquilla, perché eravamo sfollati, non tanto per paura dei bombardamenti, ma perché si era sparsa la voce che i tedeschi stavano scappando e portavano via tutti gli uomini validi per il lavoro, per farli lavorare in Germania. E quindi fu una fuga repentina attraverso strade di campagna che pensavamo di conoscere noi soli, e invece poi mi risultò che, diciamo, da racconti di altri, che i tedeschi le conoscevano benissimo. E portarono via qualcuno che tu conoscevi? No, non credo. Hanno portato via poi mio zio Leo, ma questa è un'altra storia, perché senti, lui viveva a Fiume. Quindi hai detto il momento più brutto, ma il motivo era dovuto alla paura che portassero via gli uomini, è successo qualcosa? No, poi è successo che praticamente hanno visto alcuni
che i tedeschi se ne stavano andando proprio vicino sulla strada che passava vicino alla nostra casa dei contadini che ci ospitavano e saliva verso la montagna. E tutti felici naturalmente se ne sono andati, in realtà erano saliti sulla montagna per stabilire una retroguardia, cioè una batteria o non so, un gruppo di cannoni che dovevano ritardare l'avanzata degli inglesi, perché erano soprattutto gli inglesi quelli che erano arrivati. E quindi, diciamo, cominciarono queste cannonate, noi eravamo in mezzo a due fuochi praticamente, no? Perché gli inglesi sparavano verso queste colline e i tedeschi rispondevano e noi eravamo sotto. E quindi fummo svegliati dalle prime cannonate con questi diciamo, proiettili che scoppiavano magari a 2000 metri di lontananza, non so, qualcosa del genere. Noi non eravamo assolutamente bersaglio perché eravamo in una parte molto bassa, però diciamo non era molto piacevole restare lì, insomma. Allora, che cosa è successo? Che in un momento di pausa tra gli scambi di artiglieria, era diciamo tardo pomeriggio, eravamo praticamente in estate piena, e mio padre dice andiamo a casa. Allora di corsa a piedi rifatto questa salita, tutti e quattro. Ah, tutti e quattro? Sì. Che eravate tu, tua mamma, tuo papà, tua sorella piccolina? Piccolina, sì. Quanti anni aveva la Gabri? La Gabri aveva, aveva sei anni e mezzo. E tu? E io ne avevo 10. No, di meno. Stiamo parlando del 44, quindi sì, avevo 10 anni. 10 anni tu e sei lei? Sì. Sei 4 anni di differenza? Sì, sì, sì. Allora, arrivavamo a casa e mentre facevamo questa strada io ricordo benissimo di aver visto un carro armato con il diciamo britannico col cannone, c'erano dei grossi cannoni, i carri armati britannici puntati verso l'alto, verso la montagna e diciamo sulla strada rotabile i militari giocavano a bocce, poi ogni tanto uno guardava l'orologio, andava dentro il carro armato e tirava una cannonata. Che peggio! Proprio tipico britannico, insomma, la flemma britannica. Arriviamo a casa pensando di essere al sicuro e invece comincia il diluvio delle cannonate. Siccome la nostra casa era fatta di mattoni rossi dipinti di rosso con una torretta a merli ed era ben visibile proprio perché era in cima a una collina, era probabilmente proprio un bersaglio ideale per chi pensasse che ci fosse, diciamo, qualche osservatore, no? Per cui probabilmente loro tentavano di sparare contro la nostra casa, non ci sono riusciti, però hanno colpito alcune case vicine. E voi eravate lì per me? Eravamo lì, sì. Siamo corsi in una cantina dei nostri amici di un'altra casa, una casa molto antica, che aveva la doppia cantina, per cui noi stavamo addirittura sul secondo livello della cantina. Secondo livello della cantina, quindi era molto sicuro. Cosa avete sentito? Ma siete scappati via appena iniziato? Sì, appena diciamo abbiamo capito che erano le cannonate, siamo corsi come pazzi, ospiti di questi amici. E io per 10 giorni ho dormito sopra una catasta di legna, praticamente mi sono sempre rifiutato di uscire, anche quando tutti dicevano che era finita, perché l'unica paura mia è stata proprio quella delle cannonate, perché dicevo questi sparano su di noi, non è come gli aerei che hanno altri obiettivi. Questi sparano su di noi, quindi fino a che non sono sicuro al 100%, mi erano già usciti, ma io no. E non ti hanno neanche cercato di convincere? Ha cercato probabilmente, ma io ero duro come un mattone. Insomma. 10 anni?
10 anni, sì, sì. Ho preso Atari FIFA anche perché la grande paura l'ho presa nel momento in cui, mentre eravamo già rifugiati, e in quella cantina, mio padre, durante un momento di stasi, è andato con me, accompagnato da me, a casa, che era a 100 metri, per prendere qualcosa da mangiare. E mentre eravamo in casa è arrivata una cannonata che ha sfiorato la casa e ha colpito una casa, diciamo, più bassa, ha fatto questa traiettoria, diciamo così, no? E quindi il terrore... Questa casa che è stata colpita era abitata in quel momento, non c'è nessuno? Ma non lo so. So di aver visto anche il buco che ha fatto in seguito. E... altro dunque a questo punto mio padre mi ha detto: corri come un pazzo verso il rifugio che io poi ti raggiungo. Io sono corso come un pazzo, però arrivato alla casa il portone era chiuso e questi erano al secondo, qui non ti sentivano, non mi sentivano, ho dovuto gridare come un pazzo, battere, alla fine questo è stato il momento più terribile, mentre continuavano a bombardare. Sì, è stato veramente il momento più terribile, insomma. Dopodiché praticamente è arrivata l'occupazione, hanno portato da mangiare, insomma, solite cose. Beh, solite cose. Solite cose, diciamo, che succedevano allora, insomma. E adesso vorrei un po' però cambiare discorso raccontare qualcosa nei riguardi dei neofascisti, cioè quando c'è stata la Repubblica Sociale, perché per un anno circa noi, quando il fronte era ancora sotto Roma, eravamo sotto la Repubblica Sociale Italiana e c'era, diciamo, un podestà fascistissimo che aveva perseguitato e forse anche fatto uccidere varie persone, insomma, era considerato veramente diciamo un uomo pericolo pubblico terribile, insomma. C'erano pochissimi partigiani, cioè non è come nel nord Italia che c'erano gruppi di partigiani, c'erano solamente piccoli gruppi di giovani che erano andati in montagna, alla macchia, come si diceva, per evitare di essere inseriti nel esercito neofascista, no? Perché i fascisti chiaramente avendo fondato una repubblica che doveva avere il suo esercito, chiaramente controllato dai tedeschi. Cadde il fascismo, no? Ci furono delle feste notevoli. L'Italia ancora in guerra era. Quindi tutti pensavano che
cadendo il fascismo arrivasse la pace. In realtà era ben diverso. E quindi io ed altri ragazzini che esultavamo per strada che era accaduto il fascismo, non capivamo niente, cos'è che capisci a quell'età, 8 anni insomma, no? E mio padre dice: stai attento perché ancora non è arrivata ancora l'ultima, non si sa mai, meglio starsi tranquilli perché non sbilanciarsi troppo. Ricordatelo, in politica è sempre bene non dire di che parte sei. No, in quel caso perché politica era proprio... era qualcosa di più. Si aspettava che si facessero stragi di fascisti. In realtà i pezzi grossi sparirono. Mentre se pagarono furono i pezzi piccoli, cioè personaggi meno importanti. Questo terribile non si sente mai dove andare. No. E invece ho un ricordo, per averlo letto allora sul giornale, di una cosa nell'immediato diciamo passaggio del fronte, no? Che fu processato un ufficiale della milizia che era diciamo il braccio operativo del regime fascista, molto più dei militari, il quale camminando in una zona periferica incontrò una persona e la fermò. Questo era naturalmente era in divisa e tutto quanto, e scoprì che questo aveva un'arma. Allora era vietato dal regime tenere armi, tutti che avevano le armi dovevano cederle, e quindi immediatamente lo uccise a sangue freddo. Quando arrivò all'altra parte, diciamo, arrivarono gli alleati, fu processato e condannato a morte e immediatamente fucilato. La legge del taglione, sì. L'espressione più... Quello che a me è rimasto impresso è che colui che era, diciamo, responsabile di tante porcherie fatte dai nazifascisti se la cavò. Questo qui, che in fondo era, diciamo, un poveraccio militare, sì, certamente se ha fatto questo non doveva essere uno che ci credeva, insomma. Certo. Però insomma questo ci ha messo la pelle. Cioè la legge fondamentale che ne viene fuori da questa esperienza è che quando c'è qualcosa, un capovolgimento di fronte, bisogna nascondersi, perché una volta passato, e questo è successo anche in Alta Italia, cioè quelli che si sono nascosti si sono salvati, quelli invece che sono stati fatti fuori sono stati fatti fuori moltissimo. Perché è durato poco tempo la recrudescenza, le vendette? Le vendette sono durate, adesso non lo so bene, in Alta Italia saranno durate sì o no 10 giorni. Addirittura. Perché poi immediatamente il governo è intervenuto bloccando tutto, insomma. E siccome al governo c'erano sia i democristiani che i comunisti, praticamente...
tutto rimane lì. È inutile dire che una volta che è finito il regime fascista e sono arrivati gli alleati, diventarono tutti antifascisti, anche diciamo quelli che non si erano mai pronunciati, insomma, quelli che proprio erano al servizio del regime, tipo quelli della milizia, rischiavano grosso. Però io conosco il caso di un militare della milizia fascista che abitava vicino a casa nostra, al quale non fecero nulla perché non ha fatto mai niente a nessuno. Cioè, era una brava persona che, non avendo altri posti di lavoro, si era impiegato in quello, girava con la... non è mai, diciamo, preso parte a stragi o a cose di questo tipo, e quindi nessuno gli fece niente. Fu forse interrogato, ma diciamo una cosa molto blanda, praticamente. I casi invece in cui... E anche i vicini lo trattarono bene perché sapevano che era una buona persona. Casi invece di brave persone che siano state invece uccise o sono trattate con violenza dopo? Ne hai visti? Ma io devo dire la verità che non mi ricordo, insomma. E mi ha raccontato una volta il caso... In realtà forse il problema è che la presenza in centro Italia della Repubblica Sociale non ebbe quelle radici che ebbe nel nord Italia, e quindi non ebbero neanche modo di fare cose troppo efferate, insomma. Ho capito. E poi ricordo un altro episodio invece che mi è rimasto molto impresso, che conobbi quando c'era ancora la Repubblica Sociale a Perugia, un giovane che avrà avuto allora 18-19 anni, che si era arruolato nelle Brigate Nere, che erano quelle proprio più, diciamo, estremiste, no? Quelle proprio che facevano un lavoro sporco, che neanche i tedeschi volevano fare, insomma. Stavamo per strada assieme ad altri amici, no? E lui era in divisa e dice: sto per partire per il nord. E dice: ma qualcuno gli chiede: ma chi te lo fa fare? Dice: e io ci credo. E, diciamo, devo farlo, non posso meno. Uno solo almeno che io abbia conosciuto, e di lui non si è più saputo nulla. Invece mi raccontavi tempo fa dello zio Emilio. Ecco, lo zio Emilio è una cosa che mi hanno raccontato. Perché lo zio Emilio è il fratello del papà di tua moglie. Sì. Della mamma. Zio Emilio era un impiegato del comune a Bergamo ed era di fede fascista, proprio di fede. Quindi non che ci credeva. Uno che ci credeva, no? E quando arrivarono i partigiani e lì di vendette ne fecero tante, lo catturarono anche lui. Però non so bene chi intervenne a dire: guardate che questo è un bravo uomo, non ha mai fatto male a nessuno. Non ha fatto male a nessuno, rilasciatelo, perché non, l'unico suo difetto è quello di aver creduto nel fascismo, ma non si può punire una persona perché ha creduto in una cosa senza aver fatto del male a nessuno. E qua fu rapidamente rilasciato. Ma in quanto tempo? Quanti giorni? Ma subito. Ma queste sono cose sentite dire, quindi non lo so. Te l'ha raccontato lui? No, me l'ha raccontato mia suocera, che diceva che era proprio un bravo uomo. La nonna Elena? Sì, diceva che era una pasta buona. E invece il fratello, il papà della mamma, era anche lui fascista?
te l'ha raccontata, che la, tu sappia, probabilmente ci sarà sicuramente. Sicuramente ci deve essere una discreta letteratura, però di queste cose per molti anni non si è voluto parlare. Come non si è voluto parlare dell'esodo degli italiani da Fiume, da tutta l'Istria. E quella è stata veramente... A causa dei sì, queste, inizi di Tito. Sì, appunto. Praticamente questa è storia, quindi diciamo io lo so solo per aver letto, insomma. Però diciamo ci furono due esodi. Uno nel 45, appena qualche giorno prima che arrivassero gli slavi, ci fu per esempio mio zio che scappò, mio zio Ferruccio, che scappò da Fiume con la figlia, Tea, sì. Lasciando la moglie con la bambina nata da poco, Lolli, a casa della suocera a Fiume, dove nessuno gli fece niente perché probabilmente il cognome slavo della suocera funzionava bene, insomma. E quindi la famiglia si poté riunire solo due anni dopo, nel 47, quando ci fu l'esodo, diciamo, concordato tra Italia e Jugoslavia, per cui gli italiani che lasciavano diciamo, quella zona dovevano optare per la cittadinanza italiana e quindi lasciavano tutto loro quello che avevano lì. E dove andavano? Dai parenti. Dai parenti, però diciamo ci fu un esodo biblico, 500.000 persone, in nave, in treno, e mal visti dai comunisti italiani. Queste cose bisogna dirle. Perché? Perché se ne andavano dal regime comunista. Ah, certo. E quindi... paradossale. C'è un regime comunista che aveva... Che era più... danneggiato una parte di ex Italia. Sì, no? Non solo, ma c'è da dire che gli slavi erano più nazionalisti che comunisti. Cioè, pur diciamo essendo un regime comunista reale in tutta la Jugoslavia, per loro, diciamo, il senso di nazione, per noi italiani è sempre esistito molto meno, ma per loro era fortissimo, e lo è tuttora. Quindi ci fu, diciamo, proprio questa che potremmo chiamare un vero e proprio esodo di tipo, quelli proprio di spostamento di massa. Una popolazione in massa. Quindi queste popolazioni andavano da parenti, no? Da parenti o... In quali regioni, per esempio? In tutte le regioni italiane, immagino. No, molti arrivarono anche in Puglia. In Puglia, in Romagna, ma dappertutto. A seconda dove avevano i parenti? Appunto, mio zio... che era scappato prima di questo esodo del 45, siccome era funzionario delle poste, ottenne di essere stato trasferito formalmente da Fiume a Pesaro, per cui lui ebbe il suo posto di lavoro e quindi la sua casa, e poté poi ospitare moglie e bambina quando arrivarono con l'esodo. Fu un caso, diciamo, tra i più fortunati, se vogliamo. Però, diciamo, loro sono stati, non si può neanche parlare con loro di sinistra, non dico di comunisti, ma parlare ancora oggi di Partito Democratico. Il PD. Per loro il comunismo vuol dire quello, basta, non ce n'è un altro, insomma. Questo è direi proprio un caso in cui effettivamente la storia ha lasciato una traccia tanto forte. Indelebile. Mentre noi siamo stati più fortunati, perché tutto sommato non abbiamo sofferto nulla, non abbiamo lasciato niente, perché non avevamo possedimenti a Fiume. Siete andati via 4 anni prima, e quindi, e comunque anche a Perugia, diciamo che il fascismo non vi ha danneggiato. No, non solo, ma siamo andati a star meglio. Perché mio padre era un semplice impiegato e è diventato un funzionario. Quindi per noi è stata, diciamo, sotto ogni punto di vista, una fortuna.
Quindi secondo te, cioè, le esperienze, le brutte, voi non avete avuto un'esperienza drammatica, no, un'esperienza, proprio di no, certo. Un'esperienza, a parte quella delle cannonate, al limite, però non avete avuto un'esperienza di violenza da parte di un gruppo, no? Di una... No. Però, voglio dire, quanto influenza, per esempio, che so, essere stati costretti a lasciare Fiume, a lasciare, per esempio, la propria terra per colpa dei comunisti, per esempio, sulla futura, non solo di quelle persone, ma anche dei figli, ovviamente, e dei figli dei figli, dal punto di vista politico, cioè queste persone, tu hai detto prima, non si può parlare nemmeno di sinistra, no? Certo. Saranno sempre di destra. Certo, certo. Ma sai... E viceversa, quelli che magari sono stati vittime dei bombardamenti fascisti non potranno mai essere di destra, saranno sempre di sinistra. O non vale sempre questa no, cosa? No, secondo me è un'approssimazione, però non può valere per tutti. Dipende dal grado di violenza che è stato subito. Il grado di violenza e dalla cultura della persona, perché tu sai benissimo, il mio collega di cui non voglio fare il nome, che ebbe il padre infoibato, lui era fascista e poi è diventato comunista, insomma. Cioè, quando è diventata una persona matura, colta, eccetera, ha capito che quello che era successo a suo padre, diciamo, non gli permetteva di condannare totalmente, diciamo, una ideologia. Sì, lo so, però magari uno può diventare moderato, può diventare di centro, può essere, può valutare i pro e i contro, però diventare proprio... ma guarda che la storia ci sta insegnando, ci sono tanti libri che dicono che molti ex fascisti sono diventati comunisti, hanno fatto quello che allora si chiamava il salto della quaglia, cioè si parla da un estremo all'altro. Quando questo? Nell'immediato dopoguerra. Ma perché gli conveniva forse? Per convenienza. Quindi non era un'ideologia. No. E probabilmente non avevano subito nessuna violenza. Ho avuto un amico a Perugia, questa è una storia di cui non so la fine, però so l'inizio, il quale era di una famiglia fascistissima, no? E più o meno nel 48 ci fu questa specie di guerra di religione, no? Tra democristiani e comunisti, no? Perché... Pronto? Allora, prima che suonasse il telefonino stai parlando del salto della quaglia. Sì. Cos'è esattamente? Ripeti un po'. Cioè, praticamente chi notoriamente fascista è diventato da un giorno all'altro comunista e comunista sfegatato. Per... interessi personali, interessi per personali, convenienza. Sicuramente per convenienza, comunque è difficile giudicare le persone. Ora, di casi di questo tipo ce ne sono stati tantissimi scritti, c'è tanta letteratura, figurarsi. Però io ho un'esperienza personale di un mio amico che aveva un anno più di me, era il 48, e quindi io avevo 13 anni, e avevamo, o no, forse... 34, 34, 48 ce l'avevi? No, è 48, era il 53, lezioni del 53. Lezioni del 53, io avevo 18 anni. 19. Sì, non ancora, diciamo. E lui aveva un anno più di me. Praticamente apparteneva a una famiglia molto... diciamo fascista, lui stesso non nascondeva la sua fatto che gli piaceva il Movimento Sociale Italiano, insomma quello che c'era già, che c'era già, sì, sì. Ma è nato subito, l'ha lasciato fare quasi subito. E eravamo, diciamo, vari amici, no? Lui era una persona molto, un gran chiacchierone, quindi uno che sapeva imbonire bene le cose. E parlavamo spesso del rischio comunista che c'era, no? Dopo i fatti di Praga e di tutte le altre cose che erano avvenute, in cui praticamente
comunisti saranno i padroni del potere, diventando un potere assoluto. E discutevamo tra di noi che cosa si potesse fare, noi giovani ragazzini, a livello... Scongiurare queste cose. Di scongiurare, naturalmente sono rimaste solo chiacchiere. Tutte fantasie. Fantasie, però beh, la paura dei comunisti c'era e come. E infatti persero le elezioni. Ma un anno dopo, quando lui già faceva l'università, faceva giurisprudenza, mi disse, questa è una delle ultime volte che l'ho incontrato, sai, se io voglio, mi piace parlare, ho una bella voce, voglio far carriera politica, dove posso far carriera politica? Nel movimento sociale no, perché sta ai margini, dove allora? Nel Partito Comunista. Che si sarebbe iscritto al Partito Comunista. Si studiò Marx, perché allora per entrare nel Partito Comunista bisognava fare un esamino. Studiò Marx e Lenin e entrò come funzionare il Partito Comunista. Poi di lui non ho saputo più niente. Però questo direi che è abbastanza sintomatico di un tipo di atteggiamento della politica dei Volta Gabbana, che lo fanno per convenienza. Lui l'aveva detto chiaro e tondo, cioè se vogliamo è stato onesto, perché nessuno mai sentito uno che abbia detto una cosa del genere. Ma sai, tra giovani era possibile discorsi di questo tipo. E tanto ci sono talmente tanti esempi di passaggio da un estremo all'altro in Italia. Basta, io penso proprio di non aver più niente da dire. Sì, abbiamo parlato dello zio Emilio, delle foibe anche. Potrei parlare di zio Leo. Sì, prima avevi detto che avresti parlato di zio Leo. Lui è stato... cosa è successo? Dunque, zio Leo... Che era il fratello di tuo papà. Fratello giovane di mio padre, 20 anni meno di lui, e praticamente... ha preso la maturità quando c'era il regime fascista, il regime fascista repubblicano, cioè la Repubblica Sardo. E quindi, avendo lui 18 anni, doveva fare militare per i fascisti. Chiaramente c'erano loro. Non poteva fare altro, quindi o andava alla macchia, ma lui era un po' cagionevole di salute, quindi penso non avrebbe neanche potuto fare, o entrava come militare, oppure gli hanno offerto di andare a lavorare in Germania. E lui? E lui ha accettato di andare a lavorare, appunto di non fare il militare, andare a lavorare in Germania. E naturalmente gli ha fatto la fame. Cioè non era in un campo di concentramento, quindi era già trattato meglio, perché era un lavoratore straniero italiano, diciamo, però... Slavo anche lui, no? Di origine, no? No, era nato a Fiume anche lui. Lui era lì, la madre era tedesca addirittura. Ma lui dove è nato? Non è nato a Fiume? Lui no? A Padova? No, è nato a Fiume. E lui viveva a Fiume. Ah. E, ah, giusto, è nato 20 anni dopo di suo papà. Sì. E quindi ebbe praticamente una vita durissima, si ammalò di pleurite. In Germania? In Germania, facevano dei lavori pesantissimi, tiravano su in due delle traversine per linee ferroviarie, al freddo cane, diciamo. E lui si ammalò gravemente e fu salvato da un ufficiale medico tedesco che sentendolo parlare in tedesco lo prese in simpatia e quindi lo ha ricoverato per vari mesi, per cui l'ha salvato praticamente.
E poi è tornato in Italia, perché da voi. Era fondamentale sapere il tedesco. I tedeschi di occupazione, se tu sapevi il tedesco, cambiavano da così a così. Senti, poi lui quando è tornato in Italia è stato da voi, vero? Sì, è stato da noi a Perugia, a Perugia per rimettersi un po' in salute. Da noi magro proprio, e naturalmente la cura a son di pasta asciutta e di bistecche l'ha rimesso su. Allora io penso che possiamo concludere, mi è venuto in mente prima, con il discorso delle foibe. Sì. Che forse può suggellare un pochettino. Io quando è che hai sentito parlare delle foibe per la prima volta? Molto tardi. Cioè tu quando era avvenuto non si sapeva niente? Niente. Quindi anche il papà di quel tuo amico che è stato infoibato, questo tuo collega, quando l'ha saputo? Questo non lo so. Ma il discorso... Possibile che non ne parlassero quelli che erano state vittime di queste cose? Non ne parlava nessuno? Non ne parlava nessuno perché erano considerati fascisti. Perché tutti quelli che da Fiume e dall'Istria erano scappati erano in qualche modo considerati fascisti, quindi non credibili. Perché erano scappati da un regime comunista. Perché non dimentichiamoci che pur essendo all'opposizione i comunisti contavano tanto e avevano una grossa influenza sul governo democristiano. E quindi prima di fare qualcosa di sgradevole a questa enorme massa di gente comunista, perché era tanta, ci si pensava due volte, quindi tutto sommato è stato passato abbastanza sotto silenzio anche questo esodo. Io non, a scuola non ho mai sentito parlare delle foibe. No, assolutamente. E quando è che si è iniziato a parlare di queste cose? Che anni ero? Hai presa idea più o meno? Abbastanza recentemente. Cioè? Non lo so, vent'anni fa. Vent'anni fa. Negli anni 90? Negli anni 80? No, anni 80. Non lo so, adesso... No, ma neanche io faccio fatica a... Non riesco bene a focalizzare. A localizzare gli anni, però è un argomento che, diciamo, pochi hanno avuto il coraggio di tirare fuori. No, non lo so, ma forse sono addirittura... Ma che cos'erano? Dei crepacci naturali? Dei crepacci naturali, perché quella è zona carsica, quindi... ...2007, mi sono ancora reso conto che c'è una certa animosità, insomma. Io volevo pagare in euro per comprare una cartolina, volevano i loro soldi e sono dovuto andare in banca a cambiarli per una cartolina, insomma.
E poi... Anche a Fiume? Non c'è l'euro? No. Ma non c'è l'euro. Perché... Quella è Croazia. Fiume è Croazia. E in Croazia non c'è l'euro? No. La Croazia ancora non fa parte della Comunità Europea. E l'altra cosa che mi ha colpito è stato che andando in macchina per lasciare Abbazia e andare verso Trieste c'è una curva, no, che dal lungomare porta, diciamo, alla strada che porta a Trieste, e lì c'è il cartello indicatore in cui Trieste è scritto TRST, cioè Trst. Non c'è Trieste in italiano, come invece dalla parte italiana ci sono le descrizioni bilingue, e questo lo dice lunga. Questi vogliono fare parte della Comunità Europea, ma non so se siano pronti. Io non ho mai avuto una educazione antislava, no? Proprio perché non abbiamo vissuto queste cose. Però toccando con mano questi piccoli sintomi, mi rendo conto che veramente c'è ancora questo astio. Questo astio. E invece l'ultima cosa, la Lolli come ha fatto a riavere indietro la casa natale, che poi è la stessa casa dove sei nato tu? No, non sono nato io, era un'altra casa. Non è la stessa casa? No, praticamente... Non è la casa dove vivi tu? Dove siamo vissuti l'ultimo periodo che mio padre ha trascorso a Fiume prima di trasferirsi. Ah, quindi comunque hai vissuto sì, lì? Sì, certo. Non è la tua casa di Fiume però? Sì. Però siccome la proprietaria si chiamava Rusic, la nonna, chiaramente non è stata, diciamo, assorbita dallo Stato, anche se di fatto lo è stata, perché hanno messo dentro gente in affitto. In affitto quasi gratuito. Per 40 anni. Per 40 anni, sì. Quindi adesso lei l'ha recuperata completamente, sua è la proprietaria? Sì, una parte. Una parte, un'altra parte, non so, ma neanche se mai riusciranno ad averla, perché è occupata da uno che ha nome italiano, ma che è cittadino croato, quindi figurati. Va bene, grazie della chiacchierata.